Buonasera, buonasera da Onda Regin, primo piano la protezione civile, il polo del centro sud che nascerà a Prato La Peligna, il via libera è arrivato nel corso della seduta del Consiglio Comunale, una filiera istituzionale che si chiude dopo ben 21 anni, ma sentiamo tutto nel nostro servizio. Sarà svelata il prossimo 17 marzo la data di apertura del polo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini, il polo del centro-sud Italia. Questa mattina il Consiglio Comunale di Prato La Peligna ha dato il via libera alla realizzazione dell'opera nell'immobile di Le Spinelle, il palazzetto dello sport, un'incompiuta che finalmente trova sbocco. Il bene, attraverso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile comodataria, verrà destinato all'Associazione Nazionale Alpini per divenire il polo logistico di protezione civile per il centro-sud Italia. Prende forma il polo logistico di protezione civile che nascerà qui a Prato La Peligna. Direttore, che funzioni avrà? Beh, è il polo logistico dell'Associazione Nazionale Alpini, che come noto è un'associazione nazionale, appunto di rilievo nazionale, e che ha una importante sezione in Abruzzo, appunto la sezione Abruzzi, che esprime anche per noi come Agenzia Regionale di Protezione Civile un'importante operatività. È un segmento ovviamente del sistema regionale di protezione civile a fianco degli enti preposti al soccorso in senso generale, e noi intendiamo ovviamente aderire alla richiesta dell'ANA per fare in maniera tale per poter essere, diciamo, parte diligente nella nuova vita di un bene che in realtà aveva, diciamo così, era rimasto incompiuto da tanti anni. Non solo un polo logistico innanzitutto, ma anche un centro aggregativo, no? Che avrà una funzione sociale. Sì, noi crediamo veramente molto sulla funzione sociale del volontariato di protezione civile, perché il volontariato di protezione civile è un importante specialità, no? Che insomma vediamo tutti quanto sia fondamentale, specie, diciamo così, nella preparazione e nella gestione delle emergenze. Ma avere un centro che possa rappresentare un punto di aggregazione, specie per, diciamo così, le realtà che ne hanno sempre più bisogno, rappresenta anche un vivaio per il volontariato stesso, per cui ci auguriamo che attorno a questo polo possano gravitare anche tantissimi giovani che vogliono andare verso appunto questo tipo di volontariato e questo tipo di esperienze. Un appello lei lo ha rivolto anche ai privati? Sì, l'ho rivolto ai privati perché sono convinto che tutti noi dobbiamo essere protezione civile anche nel dare sostegno all'ANA per la ristrutturazione di questo bene. Quindi faccio appello ai privati per, diciamo così, dare un contributo materiale, no, ai volontari dell'ANA che debbono affrontare una serie di lavori importanti per rigenerare questo bene. Quindi io credo che l'ANA stessa potrà essere, diciamo così, il punto di riferimento per capire come poterli aiutare. Però è importante che tutti noi ci diamo da fare anche per questa iniziativa, perché di fatto è un bene che viene restituito alla collettività, alla fruibilità collettiva, e quindi avere in qualche maniera il nostro nome, no, sulla rigenerazione di questo bene, secondo me è una cosa veramente molto importante. Prende forma il polo logistico di protezione civile che nascerà a Prato La Peligna, la risoluzione di una incompiuta nel vero senso della parola. Sindaco, un giorno importante per la comunità. Un giorno importantissimo, un giorno bellissimo nonostante la pioggia, e quindi sarà anche un giorno fortunato per l'avvio di tutte quante le procedure che vedranno finalmente uscire dal libro delle incompiute l'immobile in località Le Spinelle. Peraltro oggi il Presidente nazionale ANA ci ha dato anche una data, che è quella del 17 di marzo, che sarà la data in cui, fatti ovviamente i dovuti cronoprogrammi, comunicheranno quando andremo a tagliare il nastro di questo immobile. Sappiamo e siamo perfettamente consapevoli quindi che ci vorrà qualche mese, però c'è uno spiegamento di forze affinché il progetto abbia un'ottima riuscita, e quindi siamo tutti quanti molto contenti. Un polo non solo per Pratola, ma a questo punto anche per l'intero territorio peligno, che deve tenere sotto controllo anche l'emergenza. È un polo per l'intero territorio peligno, ma come è stato più volte definito non soltanto dall'ANA ma anche dal direttore Casinghini, è un centro di riferimento per le emergenze del centro-sud Italia, per cui sicuramente, insomma, di un'importanza rilevante.
E ora la sanità con il pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Ancora proteste da parte dei pazienti stanchi delle lunghe attese. Chiamano i carabinieri. Sentiamo che cosa sta succedendo nel nostro servizio. Ancora proteste da pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove nel pomeriggio di ieri alcuni pazienti stanchi delle lunghe attese hanno telefonato ai carabinieri sul numero unico di emergenza. Nessun intervento sul posto, ma la richiesta denota comunque un clima non troppo sereno all'interno della medicina d'accettazione d'urgenza. Sono entrato alle 11.30 per alcuni esami e il macchinario non era connesso al sistema. Sono rimasto in attesa di tutte le visite e accertamenti fino alla tarda serata, racconta un utente. Il problema resta legato alla carenza di personale, soprattutto tra i medici, che continuano ad operare con una sola unità per turno, con tempi di diagnosi completamente diversi. La ASL aveva annunciato rinforzi per la metà di febbraio. Al momento tutti gli impegni assunti sono rimasti lettera morta, con il risultato che le attese diventano sempre più estenuanti, anche se spesso e volentieri il pronto soccorso viene scambiato per ambulatorio. La cronaca giudiziaria: maltratta l'ex moglie e le sfonda la porta di casa per il maxi furto in cassaforte. È scattato il divieto di avvicinamento alla famiglia per un 48enne di Introdacqua. La misura applicata dal GIP dopo le richieste della procura, dopo il grido disperato della donna. I particolari nel nostro servizio. Aveva sfondato la porta di casa della sua ex per portare via contanti ed oro, fino a perseguitarla più volte. Per un 48enne residente sul territorio comunale di Introdacqua, scattare il divieto di avvicinamento alla famiglia, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, l'uomo dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dall'abitazione della donna e dei figli. A chiedere la misura cautelare alla Procura della Repubblica, che sta indagando sul caso, era stata l'ex moglie, che si era presentata nella caserma dei carabinieri temendo per la propria incolumità. L'uomo, stando alle accuse, avrebbe sfondato la porta di casa della donna nel giorno di Natale, rubando 45.000 euro di prelievi in cassaforte, un collier dal valore di 6.000 euro. Da quel giorno, stando a quanto denunciato, il 48enne aveva schernito la sua ex per strada, minacciandola in modo grave anche davanti alle figlie, lanciando pietre e oggetti contro la finestra di casa. «Fate qualcosa prima che mi ammazza», aveva scritto la donna nella querela. Condotte abituali e maltrattanti, secondo il giudice che ha imposto i divieti all'uomo, già denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Introdacqua. Sono stati proprio i militari l'altro giorno a notificargli l'ordinanza. Il 48enne, nel corso dell'interrogatorio di garanzia celebrato ieri, ha fatto scena muta, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il suo avvocato è pronto a impugnare l'ordinanza, ritenendo troppo afflittiva e sproporzionata la misura cautelare. È la cronaca giudiziaria che ci porta a sconfinare in Molise per parlare delle cittadinanze facili. In cambio di soldi e regali è partito il processo per due ex amministratori di Pratola Peligna. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. È partito ieri davanti al Tribunale di Isernia il processo a carico di Costantino Cianfaglione e Danesa Palombizio, rispettivamente ex vice sindaco, ex assessore del comune di Pratola Peligna, accusati di corruzione, falso ideologico. Con loro sono finiti a processo altri quattro imputati. I fatti, tutti avvenuti a Castel del Giudice, risalgono al biennio 2016-2017. L'inchiesta contava inizialmente ben 17 indagati, tra cui il sindaco del paese. Secondo le ipotesi di reato formulate dai magistrati inquirenti, gli imputati a vario titolo, in accordo tra loro, avrebbero messo su un'organizzazione con la quale richiedenti provenienti da Brasile offrivano denaro e altre utilità agli amministratori pubblici al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, nel caso specifico rilasciare la cittadinanza per diritto di sangue, pur in mancanza della documentazione prevista dalla legge, in particolare in assenza del requisito della dimora abituale. Ogni straniero avrebbe versato una quota di 300 euro, fatto alcuni regali come cesti natalizi e casse di vino. Il funzionario comunale a quel punto procedeva all'iscrizione anagrafica. I due ex amministratori Peligni, difesi dagli avvocati Alessandro Margiotta e Giovanni Mastro Giovanni, sono pronti a respingere tutte le accuse, dichiarandosi completamente estranei ai fatti. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Quando abbiamo pensato a Parco del Gusto, la prima importante scelta che abbiamo fatto è stata quella di contestualizzare la nostra struttura all'interno del nostro territorio.
Difatti, la struttura, oltre ad essere completamente in legno, ospita un impianto fotovoltaico che ci permette di soddisfare tutti i nostri fabbisogni energetici. Parco del Gusto è l'ultima novità firmata a COP Ansape Terra Antica, in cui all'interno è possibile trovare tutte le specificità e le tipicità della Valle Peligna e della regione Abruzzo. La nostra filosofia all'interno di Parco del Gusto è quella di promuovere tutte le produzioni di nicchia, locali, che sono in grado di raccontare il nostro territorio. Dalle aziende storiche del nostro territorio fino alle produzioni biologiche e agricole della nostra valle, come i legumi, cereali, farine, per passare poi alle paste, le trafilate in bronzo, le produzioni artigianali, ecco, questi sono alcuni dei prodotti che compongono le scelte fatte da Parco del Gusto. Parco del Gusto, all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica di Raiano, propone quotidianamente tutte le nostre produzioni, dall'olio extravergine d'oliva della varietà Rustica e Gentile, fino alle produzioni lattiero-caseari. Per chi volesse venirci a trovare, Parco del Gusto si trova all'interno del centro agroalimentare Ansape Terra Antica, statale 5 Raiano. Parco del Gusto, dove il prodotto che ci è più a cuore è il nostro territorio. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. Pranzo o a cena, ristorante Pizzeria La Vigna, via Cerrano, Prato La Peligna. Da Gina Tendaggi potrete trovare le strabilianti novità della stagione 2024. Avrete la possibilità di realizzare sulla vostra tenda qualsiasi ricamo, addirittura identico ai vostri oggetti di arredamento, grazie al nostro nuovo macchinario professionale. Un'altra grande novità è rappresentata dalla tenda perfetta, con orientamento vedo-non vedo, che genera diversi gradi di luce e un passaggio libero. Oltre a questo, troverete la tenda Night and Day motorizzata che consente giochi di luce, ed una tenda sfumata moderna che renderà il vostro ambiente personalizzato, unico e meraviglioso. Da Gina Tendaggi troverete un'ampia scelta di tende da sole e zanzariere. Gina Tendaggi è sempre al servizio dei clienti ora sul nuovo sito e-commerce. www.ginatendaggi.it. Corri a trovarci. Siamo a Sulmona, in via San Polo 4. Seconda parte, ripartiamo dal Cogesa con il nuovo amministratore unico Nicola Sposetti che incontra i sindaci del controllo analogo e i sindacati. Il nostro servizio.
Faccia a faccia con sindaci e sindacati per il nuovo amministratore unico del Cogesa, Nicola Sposetti. Il numero uno della partecipata Peligna ha incontrato in mattinata i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per la ricognizione dello stato della società, ma soprattutto per concertare le azioni di tutela delle singole maestranze già blindate nel piano di ristrutturazione del debito al vaglio del Tribunale di Sulmona. Nel pomeriggio il primo incontro con i sindaci del controllo analogo, un momento per incontrare tutti i sindaci soci, ma anche per cominciare a parlare dei PEF, i piani economici finanziari, spiega Sposetti. Scade intanto domani il termine ultimo assegnato dal giudice del Tribunale di Sulmona, Pier Filippo Mazzagreco, per il deposito di eventuali memorie sull'opposizione di SM L'Aquila al piano di risanamento aziendale. E arriviamo all'emergenza abitativa, 12 alloggi liberi nel contratto di quartiere di Viale delle Metamorfosi, arriva il bando per l'assegnazione, tutti i particolari nel nostro servizio. È stato pubblicato il bando per l'assegnazione dei 12 alloggi liberi nel contratto di quartiere di Viale delle Metamorfosi. Recentemente la Giunta Comunale di Palazzo San Francesco aveva proceduto alla modifica dei requisiti di accesso al bando. Innanzitutto il requisito relativo all'anzianità di residenza nel comune di Sulmona, che dovrà essere posseduto dagli interessati almeno da 6 mesi. Inoltre si vorrà dare accesso al bando alle coppie di futura formazione, purché il matrimonio o la stabile convivenza si concretizzino entro un anno dalla data di pubblicazione del bando alle giovani coppie, ai nuclei monogenitoriali con figli conviventi a carico, anche se anagraficamente inseriti in un altro nucleo familiare, alle coppie sposate, unioni civili o conviventi di fatto, più eventuali figli a carico, anche se anagraficamente inserite in altro nucleo familiare, persone singole maggiorenni, anche se inserite in un altro nucleo familiare. Il Comune quindi prova a invertire la rotta sul fronte dell'emergenza abitativa, anche con l'operazione legalità che sta interessando le case parcheggio, con la pubblicazione del bando per l'assegnazione delle case popolari. Uno scacco al rischio idrogeologico sul versante di Santa Lucia del Morrone, comune di Sulmona, ha ottenuto 190.000 euro. Sentiamo nel nostro servizio. Importante finanziamento sull'avviso pubblico misura M08, investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste, assegnato al Comune con la somma di 191.000 euro per la mitigazione del rischio idrogeologico e la valorizzazione del patrimonio arboreo della località Vallone di Santa Lucia sul versante del Monte Morrone. L'amministrazione, con questa iniziativa avviata dall'ex assessore Katia D'Inizio, ha proseguito nell'opera di mitigazione del rischio idrogeologico a beneficio di una località caratterizzata da un'importante area boschiva investita dall'incendio nel Morrone nel 2017 di particolare pregio naturalistico. La zona infatti si distingue anche per la sua acclarata fragilità. Il progetto finanziato venne presentato nell'estate scorsa. Tutti gli interventi programmati sono stati condivisi con il Parco della Maiella, nei cui confini ricade proprio il Vallone di Santa Lucia. E ora la Croce della Pace che incontra San Gabriele dell'Addolorata. Lo scorso 27 gennaio, in occasione della festa di San Gabriele dell'Addolorata, la Croce della Pace dei Giovani, un simbolo di unità e fraternità tra cristiani di tutto il mondo, è stata accolta con entusiasmo nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Sulmona. La croce, che ha iniziato il suo pellegrinaggio in diocesi lo scorso 18 febbraio, è stata portata dai giovani della pastorale giovanile di Sulmona Valva, che hanno voluto condividere con la comunità parrocchiale un momento di preghiera e di riflessione sul significato della pace. Il vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Michele Fusco, ha presieduto la celebrazione e ha rivolto un messaggio ai giovani presenti, invitandoli a seguire l'esempio di San Gabriele, il santo patrono della gioventù abruzzese, che ha saputo vivere con intensità e generosità la sua breve esistenza consacrata a Dio e agli altri. Il vescovo ha anche in parte titolo a benedizione ai maturandi, i ragazzi e le ragazze che si apprestano a concludere il loro percorso scolastico ed affrontare nuove sfide. La Croce della Pace dei Giovani è tornata a Sulmona dopo aver fatto una tappa nella parrocchia di Santa Maria della Valle, San Nicola di Bari a Scanno, dove è stata accolta con gioia da parte dei bambini della scuola dell'infanzia nel salone dell'oratorio, per poi proseguire in processione verso la chiesa madre dove si è celebrata la Santa Messa. Oggi la Croce della Pace ha fatto tappa nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Castellisangro e poi sarà la volta di Campo di Giove, nella parrocchia di Sant'Eustacchio, Prato La Peligna, parrocchia di Maria Santissima della Libera e poi tornerà a Sulmona il 2 marzo prima della partenza della cattedrale di San Panfilo. Anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia.
Impugna la lancia, corri le sfide più avvincenti scegliendo tra le giostre più belle d'Italia. Dalle piazze e dagli stadi italiani le corse all'anello entrano a far parte del fantastico mondo dei giochi da tavolo. Sarà presentato sabato 2 marzo alle 16.30 negli spazi del teatro di Via Quadrario il nuovo gioco da tavolo dedicato alle principali giostre cavalieresche che si svolgono in Italia. A presentare e illustrare le regole del gioco interverranno Aldo Ghetti e Willer Giacomoni, ideatori del gioco, nonché protagonisti di tante sfide all'anello nelle varie giostre d'Italia, tra cui quella di Sulmona. Giacomoni ha difeso per tanti anni i colori delle stelle di Via Passeri con una breve apparizione nel Borgo Pacentrano, mentre Ghetti ha affiancato Gildo Di Marco nella realizzazione della prima edizione della giostra cavalleresca di Sulmona. Saranno presenti i rappresentanti del comune e naturalmente il presidente della giostra cavalleresca, Maurizio Antonini. www.ontv.tv per seguirci sempre in tempo reale. Ci fermiamo qui, grazie per la vostra attenzione e una buona serata.